si definiscono le sorelle della valle e la loro missione è aiutare le persone che soffrono. Non tramite la preghiera, bensì attraverso la cannabis e i derivati del cannabinolo, CBD. Oli, capsule, tinture, ma anche sapone e altro, i loro prodotti, ottenuti da un particolare tipo di pianta con alta concentrazione di CBD e contenente solo poche tracce di sostanza psicoattiva THC, coltivate secondo l'agricoltura biodinamica e lavorate seguendo i cicli lunari, sono rivolti ad alleviare le sofferenze di malati gravi, dal cancro all'epilessia, a curare attacchi di panico, emicranie e altri dolori, e ad aiutare le persone dipendenti da alcol e droghe a uscirne fuori. La domanda è altissima e i risultati concreti, per quanto riguarda le dipendenze, abbiamo una percentuale di successo del 100%, più degli alcolisti anonimi, racconta Sister Kate Meussen, fondatrice di questa congrega New Age. Nata nel 2015 a Merced, California, la cui avventura è cominciata con 12 piantine di marijuana per arrivare ad avere oggi un giro di affari di oltre $1 milioni l'anno. La nostra missione è istruire il mondo sulle proprietà benefiche del cannabidiolo e la cannabis, spiega ancora Kate, in riproduzione. Condividi nata e cresciuta nel Wisconsin, nella sua vita precedente, Christine Meussen è stata moglie, madre di famiglia e business analyst spesso in viaggio per lavoro. Dopo 17 anni di matrimonio, in seguito a una profonda crisi esistenziale nata dalla scoperta dei numerosi tradimenti da parte del marito, Kate ha deciso di ricominciare da capo in California, dove l'uso terapeutico della cannabis è consentito e regolamentato. Dal 1996, trasferendosi lì con i tre figli per fondare la sua congrega, New Age e non profit, dedicata ad alleviare le sofferenze dei malati, molto attiva anche sul web con un canale YouTube e un sito di e-commerce. La storia di questa congrega di sorelle laiche, non abbiamo nulla a che fare col cristianesimo, chiariscono, arriva ora nelle sale statunitensi con il documentario Breaking Habits, opera del regista britannico Robert Ryan, il cui titolo ricorda sia una canzone dei Linkin Park, sia la serie TV Breaking Bad. E non è un caso che la data di uscita sia stata fissata in coincidenza con il 4/20 di minuto, ovvero con le celebrazioni della giornata della cannabis. Il film, una produzione indipendente che arriverà presto anche nelle sale del Regno Unito, racconta anche di come Sister Kate e le sue sorelle abbiano dovuto combattere ferocemente non solo contro i numerosi tentativi di furto nella piantagione, ma anche contro il locale sceriffo che, spalleggiato da altri abitanti della zona contraria all'uso terapeutico della cannabis, non ha esitato a usare anche le maniere forti contro le sorelle per scoraggiare dal proseguire nella loro impresa. Non pregano, dunque, le sorelle della Valley, ma preparare lozioni e tinture è per loro una profonda esperienza spirituale. In un'intervista alla ABC, sorella Kate ha spiegato che nella congrega di Merced sorta, fra l'altro, in una delle contee più povere della California, la cosa fondamentale sono il vivere e lavorare con altre donne, la sorellanza e il femminismo. Sapendo di essere utili alla comunità e, ovviamente, al mondo intero, dato che i loro prodotti vengono ormai spediti ovunque, Les Blockades, why?